questo nuovo vlog. Sono nella mia stanza studio con il computer perché mi sono già svegliata da un po' e già ho messo online il nuovo video, perché come sapete sto caricando un video al giorno sempre per il mese di, tutto il mese di dicembre. Sono very happy oggi, sono molto felice, senza motivo, perché è una bella giornata di sole. È già un buon motivo per essere felici, guardate che bella la mia stanza tutta soleggiata, no vabbè veramente, guardate qua che bel sole che trapela, traspare, non so come si dice, nella stanza. Sono super felice e sono qua con la mia vestaglia leopardata perché ho freddo, ragazzi, è l'unica cosa che mi tiene calda. Comunque, cosa bellissima è che sto girando con la nuova fotocamera, questa qua, e mi piace tantissimo, è veramente bella. Dio, ma allora io farò così, andrò a farmi benedire questa fotocamera. Dai ragazze, consigliatemi qualcuno che mi può benedire la fotocamera, così non si romperà e durerà per sempre. Farò sempre video con questa fotocamera. Comunque anche la voce sta tornando, quindi vedi quante cose positive? Basta, basta Grinch, basta antispirito di Natale, ormai il Natale è alle porte e quindi ho deciso che mi farò venire lo spirito natalizio. Mi piace il Natale, non ci mi sono svegliata così. Ma dai, perché non amare il Natale in fondo? Per quale motivo? Cosa è successo? Un mio amico l'altra volta mi ha detto cosa è successo? Mica è morto qualcuno? È morto qualcuno? No, quindi Merry Christmas! Anche la mia pupina nel suo angolino, come sei carina mamma, guarda, c'hai il tuo cuscinetto, la tua cuccetta, è vero? Chi c'è? Ti vedi la pancina? Amore, chi c'è? Oh, 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 in diretta, se l'è chi diretta, amore. Ah, mannaggia, quella vuole giocare con questi ciampetti. Vuole giocare con mamma. Vuole giocare. Questo ragazzi, guardate, così c'ho la doppia impugnatura, cioè lo mantengo così, la mantengo e metto anche la mano dentro. Sono furba. E nel mio frigo, ve lo dico io, un cavolo, cioè praticamente questo è il mio frigo quando è vuoto, non c'è un cavolo, cioè praticamente ci sono degli... Puoi notare che è sporchissimo, cioè, non l'ho mai pulito in vita mia, solo mia mamma l'ha pulito una volta per disperazione mentre io ero in vacanza. Comunque qua dentro c'è dei residui di roba, non so cosa sia, se prezzemolo o qualcosa, un limone, poi albumi, vabbè questi non mancano mai e che ne compro sempre tantissimi, altro albume, cosa qua, broccolo, pomodorini, vabbè qualcosa si può fare, yogurt e qua olive, robe così. E qua una scorza di formaggio, yogurt, salmone. Questo è il mio frigo praticamente che mi implora di fare la spesa. Non so cosa cavolo mangiare. Il congelatore però non manca mai pollo, carne, quindi penso che scongelerò qualcosina. Ho provato a congelare anche la zucca, me l'ha fatto fare mio padre questo esperimento, da cruda, non so come verrà. Magari la sperimento proprio oggi. Mentre si finisce di cuocere la zucca, sto mangiando il pollo. E qualcuno dirà: oh mio Dio, mangi prima il secondo e poi il primo. Ebbene sì ragazze, perché nella vita bisogna essere pronti a tutto. Sopra ci ho messo questo sale speziato che avevo comprato in Sardegna quest'estate e un po' di pepe. Semplice, avevo voglia di semplicità. Poi è venuto troppo buono. Ancora fumanti, eccoli qua. Alla fine ho fatto questi mezzi rigatoni integrali con la zucca
e l'ho frullata la zucca e niente. Poi ci ho aggiunto prezzemolo, peperoncino. Adesso ci metto un po' di questo olio piccante, un bel cucchiaione, e me lo pappo. Vi faccio sapere com'è. Yummy. Bollente, 8 kg di peperoncino, sto tipo andando a fuoco un momento, c'ho il vulcano in bocca. Lo faccio sempre però. Peperoncino melò. Allora, mi sono sistemata i capelli, li ho lavati e sono bellissimi, mi piacciono così. Ogni tanto per cambiare li faccio mossi, ma mi piacciono molto di più lisci, vi dico la verità. Adesso devo andare a fare un sacco di commissioni, un sacco di cose. Ho messo anche un rossettino. Guardate come cambia la situazione, capelli, rossetto e da cesso, da completamente cesso diventi cesso. Comunque ragazze, che poi la pasta con la zucca, non ve l'ho detto, ma era davvero buonissima, era troppo buona, mi sono praticamente consolata anche se mi sono ustionata la bocca. Comunque mi sento molto natalizia, che bello, mi è venuto lo spirito di Natale. I'm very happy con questi capelli, saranno i capelli. Piacciono ragazze, piacciono sempre di più lisci. Sono tornata a casa, sono discesa perché la mia vita è così: sali e scendi, devi fare 3.000 cose. Che quando vivi da sola è così, cioè devi organizzarti tu tutte le cose da fare, quindi è così. E poi tutto il tempo che sto in macchina io lo sfrutto facendo messaggi vocali, mi aggiorno, tutte le cose, telefonate. Quindi mi sa che vi saluto. Alla fine nei vlog veramente si vede pochissimo di quello che uno fa durante il giorno, perché ovviamente poi devi sfruttare, cioè se stai impegnato non puoi fare vlog, quindi anche se ci provo. Io amo questa canzone, Neffa, nella confusione di un bagliore. Vado a sé, sento solo su di me, già so che già sai che ci vorrà quel che sarà a fare quando amore non c'è. E devi gustare perché tasca manca amore. Sempre più difficile restare calmo in questa situazione. Spero non ne posso più, parto da zero. Mi senti il beat, stasera ascolto, vieni a prendermi. La pisci musica colpisce al cuore. Un ciao, un ciao, però non fa dolore. Ah, ti stendi le tue mani, guardi che ci sono guaglione. Aspettando il sole e oggi non c'è sole intorno a me. Salvami, risplendi, scaldami. Voglio sole, cerco nuova luce. Vi prego, potete fare questo tipo di pasta integrale? Come cazzo si chiamano? Le amo troppo, le voglio integrali. Qualche marca le faccia, grazie. Come? Ma iniziamo? Tu dimentichi le buste? Vai camminando così. Allegramente, con il carrello pieno di roba da sistemare le buste. Vabbè, almeno ho ricordato di prendere il carrello. Dai, sto migliorando. Voi non so se mi credete, vabbè, si è fatto buio. Quante buste, cioè ci avrò, guardate, una quindicina di buste in macchina, mai che me ne ricordassi una. Bene, adesso devo sistemare tutta questa roba nelle buste. Dammi il tuo amore, non chiedermi niente. Gli asparagi, dimmi che hai bisogno di me. Non c'è nessuno che mi guarda. Ho riempito le buste. Comunque lo devo dire, adesso devo andare a posare il carrello. Mi sa che lì perdo sti 50 centesimi. Le chiavi della macchina stanno qua. Comunque, ragazze, la mia spesa, cioè praticamente voi se guardate le mie spese vi renderete conto che a me non piace il pollo, non piace l'insalata, non piacciono le zucchine, poi i finocchi mi fanno schifo, cioè praticamente compro sempre le stesse cose. Voglio solo dire che non fa freddo. Sembriamo due eschimesi. È un'impressione, non fa freddo. No, è un'impressione. Oh, oddio, tutto gelato del mio corpo. Tu proprio sei bellissimo con questo cappello. Oh mio Dio.
si gela, perché si sta freddo? Dobbiamo comprare i regali di Natale. Sì. È freddo. Presto, siamo puntualissimi con questi regali proprio. Stiamo cercando una borsa a Bordeaux per mia mamma, questa è molto carina. Natale mi starta. Sta comprando un regalo al suo fidanzato, sta vedendo se maglie della Guess. Vediamo se troviamo qualche maxi dress da questi che sono. Da OBS. Sta l'essence. Wow, che bello, abbiamo trovato Essence. Adesso compro qualcosina. Oh, guarda, questa è la cosa natalizia. Bello. Se ci fate attenzione, perché io li sto controllando uno ad uno. Alcuni hanno la paraffina, ceramica, cristalline, altri no. Pure mascara, attenzione, tutti paraffina. Ho trovato qualcosa di buono. Tipo questo, è paraffina unica. Non va bene. Vabbè, poi vi faccio il video. Sto cercando un maglione per mio padre. Questo è carino, dai. Bel colore questo, anche questo, carinissimo. Questo è blu o nero? Questo è nero e questo è marroncino, molto bello. Ma questo pure è bello, un verdino. Ma questo è beige, oh. Vabbè, verde e beige. Daltonica. No, vabbè, sei daltonica, sorellina questo, mia. Dite voi, questo è un verdino beige, fatto mica il colore. Ma che verdino, è beige. Oh, vabbè. Stiamo registrando un video troppo carino con tutti i vestitini, oh mio Dio, con tutti i vestitini e cose per Capodanno, insomma per le festività, ma anche non. E poi vedete il video, guarda com'è bello questo vestitino, hanno nuovo vita nuova, ricomincio una nuova vita, l'anteprima del vestitino che poi vedrete nel video Haul. Ve lo farò vedere meglio nel video Haul che caricherò nei prossimi giorni. Vero Nancy? Sì, dai, si riprendono le riprese, facciamo presto. Vai, facciamo presto che è tardi. Mi sembra una catifonda invece. Guardate che carini questi ragazzi, sono tipo delle merende, troppo carine, che mio padre ha comprato al supermercato. E praticamente ci sono varie composizioni. Questo contiene un mix di, l'ho aperto uno per farvi vedere, di frutta secca, queste sono noci, uva e anacardi, con succo di frutta che è 100% pera senza zuccheri aggiunti, e un pezzettino di parmigiano da quanto sarà 10 grammi, non lo so, proteine, quindi contiene proteine e completamente naturale, anche il succo di frutta è perfetto secondo me per uno spuntino per portarselo dietro, troppo carino. Ragazzi, guardate nella dispensa di mio padre, ho trovato tutte scorte di cioccolato fondente che mio padre compra, tutte a 100, allora sono queste qua che sono a 90, sono della Lindt 99, sono adorabili, sono buonissime, adorabili, sono buonissime. E poi ci sono queste che a 100%, non so dove le compra, però praticamente è puro cioccolato puro, senza zuccheri aggiunti, ed è amarissimo, però è super buono perché praticamente è senza zuccheri. E questo a me piace tanto, questo è il mio preferito, però non lo trovo mai al supermercato. E poi questo anche 100% cacao. Comunque, buonissimo, questo me ne frego uno adesso. Stasera io e la Nancy mangiamo assieme. Abbiamo preparato questi sedanini con zucchine, funghi, un po' di salsa di pomodoro, un po' di zafferano. Buonissimi, provateli. Yummy. E poi qua abbiamo un bel po' di spigola che abbiamo fatto a cartoccia a forno e tantissima, quindi tante proteine dopo l'allenamento. Un bel po' di insalatona e adesso mangiamo. La faccia di ca alla Rovazzi, solita faccia di ca, perché sto nella mia stanza studio, sto montando il video e praticamente è stata una giornata di fuoco, noi tra l'altro siamo andati anche in palestra, infatti c'ho ancora la ceppina questa qua di sotto che mi sono allenata. È stata una giornata bellissima, avete visto sempre in giro, la spesa, poi siamo andate in giro per i regali, io e mia sorella, poi ho comprato tante cose dalla Essence, sono stata troppo felice, infatti se riesco domani vi vorrei già caricare domani il video delle cose Essence che ho comprato, fatemi sapere in polliciate se volete il video,
E, oppure non so, che altri video vi piacerebbero oltre ai vlog? Comunque sto cercando di fare un video al giorno, quindi magari se avete altre idee vi posso fare qualche video che voi desiderate, oltre a quello di Essence che assolutamente volevo fare, o domani o dopodomani ve lo carico. E poi abbiamo registrato dei video io e la Nancy, quindi abbiamo fatto tantissime cose, e anche il video dei vestitini e delle cose lo vedrete nei prossimi giorni. E poi cos'altro abbiamo fatto? Abbiamo mangiato. Ah, poi ci siamo andati ad allenare, siamo andati in palestra, sempre ovviamente. Ah, poi volevo dire, avete visto anche i vlog? State vedendo anche i vlog di Nancy? Proprio ieri lei ha caricato un vlog troppo carino, sono tutti belli, però quello di ieri a me è piaciuto particolarmente. Praticamente un vlog dove lei ha scritto fuga con il mio fidanzato, è troppo carino, già all'inizio è super romantico, le scene iniziali sono super romantiche e poi per la prima volta c'è anche la sua presenza di lui e ditemi se non sembra un figo pazzesco, no, vabbè io le adoro, io amo la sorella, quindi amo tutto ciò che le appartiene ovviamente. Quindi ragazze, lasciatemi un bel like. Io sono molto molto felice oggi, poi domani magari vi sveglio di nuovo triste, ma spero di no. Vita nuova perché basta abbattersi, insomma, secondo me dobbiamo fare tutte quelle cose, ho pensato questa cosa, ditemi se non vi piace questa idea, di fare tutte le cose che magari tralasciamo perché non abbiamo tempo, perché magari diciamo sì vabbè domani, sì vabbè c'è tempo. Una cosa per noi stesse, no? Magari quel viaggio che volevate fare, quell'uscita che desiderate fare, quella telefonata, quella persona, fate questa cosa, fatemi questa promessa domani appena vi svegliate o anzi adesso, mentre state vedendo questo video, fate la cosa più pazza, più difficile, di cui avete paura oppure che volete ma non avete mai fatto perché sperate sempre ci sia tempo, fatela adesso. Fatela, veramente, io farò così, da adesso in poi farò tutto questo, tutto quello che voglio, che mi passa per la testa, che mi fa stare bene, farò così, perché la vita è una, ragazze, like per i miei discorsi filosofici, mamma mia, ma saranno questi capelli che mi danno tutta questa scienza? Ciao! You are the one thing in my way, you are the one thing in my way, you are the one